È partito il 1° di agosto da Halle, nel sud della Sassonia, e dopo 11 giorni di corsa, macinando circa 80 km al giorno, nel tardo pomeriggio di ieri ha concluso la sua impresa, raggiungendo Appiano. Lui è Christian Richter, 35 anni, laurea in economia, professione commercialista. Segni particolari alla passione per le maratone, anche estreme, come quelle realizzate in Sud America, Asia ed Europa. Lungo il cammino di Santiago de Compostela ha conosciuto l'altoatesina Doris Caradar, che proprio ad Appiano gestisce una grande erboristeria. In quell'occasione il 35enne le ha promesso che avrebbe compiuto una delle sue imprese ed avrebbe posto il traguardo proprio ad Appiano davanti alla sua attività. E così è stato. Ieri Christian, seguito passo passo da Marie-Christine Kirchning, che per l'occasione ha immortalato tutta l'impresa per poi realizzarne un docufilm dal titolo Ultra Run, ha tagliato il traguardo, non riuscendo a trattenere la commozione e la gioia per essere riuscito a concludere il percorso. In 11 giorni il giovane atleta, partito da Halle, ha poi raggiunto Freising, Monaco di Baviera, Innsbruck, Vipiteno, Bressanone, Chiusa, Bolzano ed infine Appiano. Al traguardo spazio ovviamente ai festeggiamenti, con tanto di taglio della torta e, viste le calorie bruciate, sicuramente meritata. Ora Christian potrà contare su un paio di giorni di pausa, necessari per riprendere un po' di forze, ma il 22 agosto ripartirà per una nuova avventura, questa volta in Mongolia, per continuare il suo tour mondiale, e lo farà, e non potrebbe essere altrimenti, di corsa.